lascialo calare un po' di giri prima di spegnere anche l'altro magneto, se no fa sto brum brum qua. Sì. Che è brutto. Nella discesa Fabio, sì, come si comporta? Cioè, no, un po'... tenderà a essere un po' più leggerino, un po' più lucchino. Un po' più leggero, sì. Soprattutto se vai giù a 100 all'ora invece che a 90 ti resterà un po' più tempo a galleggiare. Vabbè, ma arriverò un po' più lungo. Sì, esatto, arrivi su un po' più lungo. Per il resto fai esattamente quello che hai fatto adesso, ricordati solo la potenza in più che ti ritroverai un po' più... Al limite mi autolivello quando... Sì, al limite di livelli a 3.8, sì. 3.7, 3.9, quello che serve, perché tenderà un pochino a correre. Ok. E per il resto uguale, è solo più divertente perché sentirai che è un aereo che finalmente vola con una persona sola. Ok, puoi rullare col coso aperto. Prima di muoverti però facciamo il check con la radio per sentire se sì. Sentiamo bene. Quando vuoi. Posso accendere? Sì, accendi e poi accendi la radio. Sì. L'unica differenza è che per paragoni schiaccia il bottone. Grande G! Elica! Libero!
sparavano. Non ho ancora capito com'è. Il primo mi dispiace, hai perso qualcosa. Il primo mi dispiace. E il primo è andata così perché ero più leggero. Ero più leggero, dopo ho preso la misura, insomma, ti devo fare un po' la mano, insomma, ecco. Grazie mille. È diverso, vai, l'aeroplano sì, è diverso. Bravo, tanto adesso metterò solo dei gran votacci. Qua sul mio libretto, sul suo, metterò dei gran votacci. È uscito qualcosa, sarà uscito qualcosa. Sì, sì, un sacco di roba. Guarda, puoi fare un lungometraggio. Di sento due. 5 al massimo. Sì, sì.